Ragazzi, questo cagnolino ha leggermente freddo, è qua che trema, non ha minimamente voglia, guardatelo, poretto. Salve signora, buongiorno, siamo un gruppo di travel blogger, facciamo dei video su YouTube. Consiglio a tutti di venire. Venite in Irpinia ragazzi, c'è tanto da offrire. Il cagnolino. No, poverino. Povero che... L'ho preso in diretta. Ma poverino. Ma non è possibile. L'ho proprio lanciato. Non è parole ragazzi, qua di tutto e di più, è sempre un'emozione. Benvenuti a Cacciafumo, nell'Alta Irpinia o meglio nella Valle del Calore. Signori, lo special. Lo special. Questa è la tradizione, questa cioè è la ricetta tradizionale. Sì, tradizionale, fatta soltanto con ragù all'antica preparato con alloro, pomodoro e lardo. E poi condito con ricotta salata. Ok. Buon proseguimento. Ah, è il mio primo preferito, è il primo con i funghi porcini e sicuramente anche il raviolo di tradizione, che è il nostro piatto di Montella della domenica, al ragù, raviolo ripieno di ricotta al ragù, ma prepareremo per molto tempo ancora la macaronara. Io ho tirato prima. Esatto, perché le persone ci tormenteranno ancora per un po' di tempo per la macaronara, perché abbiamo vinto lo special con Alessandro Borghese con questo piatto e quindi ce lo chiederanno per molto tempo. Al ragù con ricotta salata. Buon pranzo. Grazie Gianni. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Siamo in quella di Montella, andiamo a fare una piccola, non solo passeggiata, ma andare a prendere delle erbe tipiche locali per fare una bella tisana, che come sapete io sono non solo un patito, ma direi più un sovrano delle tisane, cioè io sono molto appassionato, il re delle tisane, esatto. E mi devo trovare un punto, devo allungare che ti esatto, si vede. Adesso sì. Buongiorno, devo abbassare, okay. Salve. Ok, quindi il piano per oggi, Ale, cos'è? Allora, adesso stamattina portiamo qui all'erboristeria del paese, dove incontrerai la signora Ivana, se vuoi puoi anche intervistarla, è molto brava. Okay. E scegliere le tue tisanine, le tue erbette. Ok. Dopodiché facciamo una passeggiata, siamo a piedi questa mattina, e poi andiamo a pranzo fuori. E abbiamo trovato il posticino o no? Probabilmente sì, siamo indecisi tra due posticini, uno in montagna e uno invece vicino a un santuario medievale molto carino che potremmo anche visitare. Ok. E niente, vi aggiorniamo dopo. Poi molto bene ragazzi. Oggi pomeriggio faremo dei tour, però rilassanti, se no Lorenzo collassa meno. Molto, no, adesso che non si passi l'idea che io sia ammollito, quello del nord che deve dormire, no? Sì. Ieri un guastafeste. Sì, sì, volevano andare ovviamente in una discoteca qua enorme, ma non ce l'ho fatta. Va bene ragazzi, ci aggiorniamo. Molto buona anche questa. Ah, questa mi sa che questa è curata per la migliore sulla guerra. Spezie d'inverno. Oh, ma forse deve tagliare questa carne. Dici che dovremmo questa avvicinare... Boh. Ah sì, forse abbiamo sbagliato. Ah, questa qua è quella delle castagne, questa è l'originale. Questa è pazzesca. Mm-mm. Vedi questa? Questa è la pasta di quella con le castagne e melanzane. Quanti bei gusti. Sì, però si sono troppo... Che sono finiti tutti ora. È finito quello che cercavamo. Emozioni vacche, cincin rosa. Cos'è? Allora, questo è un carpaccio di podolica. Sì. La podolica è una nostra mucca con stracciata, vaccina e tartufo nero. Cosa? Povera mucca, dice vegetariana la ragazza. È sempre valido, soprattutto. E niente, ora proviamo. Mayday, SOS. Fa molto, molto caldo. Dentro si sta bene, ma siamo appena usciti fuori a fumare una sigaretta. Mi sento collassato, è caldo. Adesso stiamo bevendo un bel vino bianco, Ciro Picariello, fiano, è molto buono, irpino.
E invece Lorenzo, che è eccessivamente patriottico, ha preso il prosecco. Ovviamente. Prosecco per tutti. E abbiamo mangiato adesso l'antipasto. L'antipastino molto, molto intenso. Abbiamo preso il carpaccio della Bella, abbiamo già descritto. Della Podolica, esatto, già l'abbiamo descritto. La frittata con il finocchietto selvatico. Uh-huh. E la trecciona mozzarella, una treccia. Sì. Sempre tutto molto buono. Adesso di primi io ho preso, non dirmelo, un... No, dimmelo, non me lo ricordo. No, vai. Era... è una pasta, ragazzi, a ragù, molto particolare, molto locale. Ed è simile a delle linguini. Il nome. Però doppio spesso. Il nome. Vabbè, lo dico io, non si ricorderà mai. Dimmi le prime quattro lettere. Maccaroncelli, no. Maccaroneri, era tipo Maccaronara, va bene. Maccaronara. E io invece ho preso un bel raviolo con la ricotta, che è tipico anche questo. Tipico. Con il limone. Che mi farà assaggiare, ragazzi, esatto, obbligatoriamente. Invece gli altri hanno preso la linguina al nanerano. Nessuno, lui ha preso spaghetti, mi sa. Spaghetti o linguina? Spaghetti? Spaghetti alla nerano. Comunque, sai che cos'è la nerano? Cos'è la nerano? E allora, è una pasta tipica napoletana. Ok. Un condimento napoletano che si usa anche sulla pizza, fatto con zucchine. Zucchine che vengono fritte e poi frullate. Okay. E più messe tipo chips di zucchine sulla pasta con menta. Ed è molto fresca e estiva. Va bene. C'è anche la variante con la pancetta, però in questo caso no. No, un po' too much. Esatto. Bene, ragazzi, adesso ci godiamo un pochino appena arriverà questo pranzetto, e fuori c'è un caldo allucinante, quindi l'abbiocco è molto vicino. È molto, molto vicino. Molto vicino. Però dobbiamo resistere, perché dopo il pranzo andiamo a fare un paio di giri. Giusto. Poi andiamo a casa, riposiamo. Si riposa, la e siesta. Poi la siesta, e poi usciamo tardi, se no Lorenzo non regge. Perché ieri siamo andati via a mezzanotte e mezza, giù di lì. E sì. Io ero devastato appunto da queste settimane, che voi sapete come sono andate, però sono stato giudicato come, ecco qua il Veneto, che lui va a letto presto, si sveglia come le galline. Ma che bel piattino questo, cos'è? Menta? No, aspetta. Una nerano, crema di zucchine. Menta, zucchine. Zucchine, crema di zucchine. Siamo in un bioparco qui a Montella, stiamo scendendo giù, c'è gente che fa le grigliate, un botto di turisti oggi, è molto più bello quando non c'è nessuno, però vediamo, e poi andiamo a vedere le cascate. Beh, sì, si possono trovare le volpi, qualche serpentello, sì, vabbè, però innocui, tipo biscia d'acqua, qualcosa così. E poi ci sono animali di vario tipo, anche umani. Dipende. C'è gente strana. Oddio, mi stavo scivolando. Dipende dalla giornata. Si trova di tutto. Poi di sera è molto bello anche. Hanno iniziato quest'anno a fare delle feste aperitivo. Con le lucine, insomma, così è molto, molto carino. E niente, si sta freschi. Ci sono 40 gradi, qui veniamo un po' a... Fontanella. Che fischia. Molto carino. Sì, è molto molto bello l'ore. Vedi, qui sono questi qui che campeggiano, wow. Praticamente, è un po' esagerato. Ragazzi, guardate qua. Cioè, la gente comunque viene qua d'estate, col caldo, si fa il bagnetto, barbecue, in tranquillità, e chi si è visto. Siamo arrivati in questo anfratto, come vedete, solo che tipo ci dicono che qua generalmente ci sarebbe molta più acqua, a tal punto che dovrebbe trovarsi già qua. Cioè, questo dovrebbe essere tutto bagnato, ma è un po' che non piove e di conseguenza qua è tutto secco. C'è solo quel lato lì un po' bagnato, ma poca roba. E ci siamo avvicinati, ora ci avviciniamo alla cascata un po' per vedere com'è direttamente dalla fonte. Va in alto, vabbè, a volte devo proprio capire come regolare bene questa piccola videocamera. Mamma mia, che fredda. Stavo facendo una foto.
il nostro buon vecchio Renato. Posso farci una foto? Sì. Allora, parlaci di questo posticino dove ci stiamo congelando i piedi. Non ci stiamo congelando i piedi, io mi sto rinfrescando finalmente i piedi, che si muore di caldo. Io ho piedi più grandi, quindi hanno più superficie. Un posto è molto tranquillo, tanti anni fa, dove noi venivamo, insomma, la mia generazione, quella un po' prima di me, e anche la generazione dei miei genitori, in realtà è sempre stato così. Venivamo qui che era meraviglioso, c'eravamo solo noi, era tutto per noi questo posto, l'acqua era alta. E adesso invece sì, è bello perché è stato comunque sistemato il posto, ma è strapieno di gente ogni giorno, e noi del posto, insomma, siamo un po' gelosi di questa invasione che è avvenuta. Quindi se venite qui siete benvenuti, ma portate sempre il rispetto e onorate questi posti fantastici che ci sono qui in Irpinia. Abbiamo un'ottima soppressata. Una soppressata che è una soppressa. Dico solo questa cosa, io come vado, così vado a vestire. Sì. Io ho preparato questa cena e io non ho fame. Okay. Perché ci abbiamo mangiato tantissimo, ma Lorenzo continua a mangiare. Sì, quindi sono proprio in gola. Adesso vi farà sovrappeso. Adesso vi farà vedere tutto quello che mangerà. Mozzarella. Io nel frattempo mi vado a vestire. Vai. Ciao. Mozzarella, pane, la soppressata e la caffonata? Caponata. Ok. Ciambotta. Lei che è una, un soldone, una peperonata. Ragazzi, stanco morto. Niente, qua ci sono questi cagnolini. Lala. Molto carini. Se adesso vicino qua. Vieni qua. Con questa codina. Ciao. Non avere paura. Niente, ha paura. C'è paurissima. Comunque, ragazzi, stasera fa più freddo del solito. O si va, ovviamente quando si sta qui in paese si va in piazza perché non c'è nient'altro da fare e si beve ai bar. Oppure quando invece usciamo fuori, vabbè, si va al mare, sì. Si va in vacanza, si fa tante attività. Però questo è quello che si fa d'estate qui. Pomeriggio esce a prendere il caffè, fumi la sigaretta con gli amici. Non bevi molti caffè te comunque? Io no, dipende. Adesso perché sto rilassata non c'è niente da fare. Però tipo quando lavoro, ad esempio, no? Che sono smart soprattutto, sì. Ne prendo 7-8, dipende. Comunque sentiamo la musichetta che proviene già dalla piazza, quindi diciamo che la Maraia scalpita, la Maraia è agitata. Sai cos'è la Maraia? La folla. La folla? No, la Maraia è come dire il gruppo di amici, cioè la tua Maraia, okay. Quelli con cui esci. Sì, diciamo, la Maraia, i Butei, il gruppetto, sì. Vabbè ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Niente ragazzi, siamo in questo baretto, ma purtroppo qua i campari non li sanno fare minimamente, e quindi mi è toccato prendere una birra, perché già ho provato prima il campari, era una cosa vergognosa, e quindi dopo il campari, lo so, non dovrei scendere di grado, però ho preso la birra e è morta lì. E ragazzi, mi tocca parlare a bassa voce, sono le 3 di notte, non sono riuscito a fare video stasera, ci siamo dimenticati, dopo il chiacchiere, ricordatevi. Iscrivetevi al canale. Mettete mi piace. Al canale. Commentate. Interagite. E attivate la campanella, ragazzi. Ci vediamo domani.